Io ho fatto la prima trasfusione di sangue che avevo un anno di vita. Un anno, è carina! Una sacchina piccolina! Una bambina piccolina, sacchina piccolina! Comunque, parte. Ciao, come state? Oggi vorrei parlarvi di una cosa di cui. Cioè, avrei voluto fare questo video da un sacco di tempo. L'ho già detta questa cosa. Vorrei spiegarvi che cos'è la mia malattia cronica slash difetto genetico slash patologia ereditaria slash disabilità. Insomma, potete chiamarla in tutti questi modi, perché nel mio caso coincidono. Ed è un sacco di tempo che volevo fare questo video perché non è da tanto che ho iniziato a condividere il fatto che faccio delle trasfusioni di sangue, ma da quando ho iniziato a farlo la gente è disorientata, non sa perché sto a fare questa trasfusione di sangue, perché ne ho bisogno, stai male, cosa ci fai in ospedale? Quindi anche questa credo che sia qualcosa che richieda un minimo di spiegazione. Premessa necessaria a questo discorso, non sono un medico. Cioè, premessa abbastanza ovvia e scontata. Quindi non sarò in grado di utilizzare dei termini medici adeguati per spiegarvi la situazione. Mi sembra siamo tutti d'accordo su questa cosa. Non venite a lamentarvi, io ve l'ho detto. Io ve lo spiego come l'ho sempre spiegato, perché in realtà questo discorso io lo faccio da quando sto alle elementari. Quindi mi capita di dover spiegare, di dover. Ma in realtà non mi è dovuto, però di spiegare che cos'è la mia malattia da quando sono molto piccola. Quindi il mio modo di spiegarlo non è cambiato. Lo spiego ancora come lo spiegavo quando ero bambina. E spero che questo vi aiuti a capirlo, ma tenete anche conto che chiaramente è una semplificazione e come tutte le semplificazioni contiene de delle generalizzazioni che potrebbero essere considerate eccessivamente generalizzanti. Iniziamo dal nome, come si chiama? Si chiama talassemia. Poi io ho una forma particolare di talassemia. Le talassemie infatti sono tante. Il nome talassemia deriva dal greco thalassa, che significa mare, e Aima, che significa sangue, perché sono malattie diffuse soprattutto nel bacino del Mediterraneo e anche in tutte quelle aree paludose o ex paludose. Però chiaramente è stata studiata in Occidente, quindi la chiamano anemia mediterranea, chiaro? Perché anche la storia della medicina è in qualche modo occidentalocentrica. Si dice occidentalocentrica, se vuol dire. Non lo so, comunque si è capito, si chiama anemia mediterranea perché l'hanno studiata come una malattia altamente diffusa nel Mediterraneo. Poi è chiaramente presente in tutte quelle aree del mondo che presentano le stesse caratteristiche geografiche. Perché è così diffusa nel bacino del Mediterraneo e in tutte le aree paludose o ex paludose? Perché i portatori sani di talassemia, quindi non io, i miei genitori, i portatori sani, cioè quelli che non avevano la forma intera della malattia, ma solo il gene che la trasmette, poi parleremo di come si trasmette, sempre con l'accuratezza che mi contraddistingue, ecco. Vi basti per il momento sapere che i portatori sani di questa malattia sopravvivevano alla malaria. Quindi chiaramente nelle zone ad alta incidenza malarica, che cosa succedeva? Che chi nasceva talassemico come me moriva, perché neanche si sapeva che cos'era. Chi nasceva completamente sano si prendeva la malaria e moriva di malaria. Chi invece era portatore sano, allora sopravviveva. In questo modo, in queste aree, sono stati selezionati quegli individui che erano in grado, chiaramente adattivi, che erano in grado di sopravvivere alla malaria. Che cosa succede però? Che chiaramente questi individui accoppiandosi fra di loro. Sapotì accoppiandoci, combinandosi fra di loro, davano origine a altri portatori sani e a talassemici come me. Perché più o meno si trasmette così: ci vogliono due portatori sani che vengono chiamati anche microcitemici, anche se mi hanno recentemente detto che c'è un po' di confusione da questo punto di vista, perché in alcuni testi scolastici, credo, vecchiotti, un po' molto vecchiotti, anche la microcitemia era considerata una forma di talassemia, quindi c'è un po' di confusione da questo punto di vista. Esistono la forma di portatore sano che è chiamata microcitemia, che la microcitemia non è talassemia. La talassemia si ottiene quando due portatori sani chiaramente
figliano. Due portatori sani che fanno figli hanno una possibilità su quattro che il figlio nasca completamente sano, neanche portatore. Due possibilità su quattro che il figlio nasca portatore sano e una possibilità su quattro che il figlio nasca talassemico. Questo credo che valga per tutte le forme di talassemia, ma non vorrei dire cose su cui non sono sicura. Sicuramente vale per la talassemia e per moltissime altre emoglobinopatie, perché la talassemia rientra all'interno di quelle che vengono considerate emoglobinopatie, perché il difetto genetico riguarda in particolare l'emoglobina. L'emoglobina è una proteina che sta nel globulo rosso e che in realtà è costituita da almeno 4 catene proteiche. Infatti si parla di polipeptidi globulinici. Questo è il massimo di termini medici che mi sentirete dire, perché io l'ho sempre spiegata in questo modo. Avete presente Esplorando il corpo umano? Quel meraviglioso cartone animato che ha segnato le infanzie dei ragazzini cresciuti negli anni 80, 90, 2000, cioè sempre, c'è ancora, se andate su Netflix c'è ancora. È meraviglioso, è bellissimo e spero che voi abbiate in mente come sono disegnati i globuli rossi all'interno del cartone animato Esplorando il corpo umano. Le animazioni dei globuli rossi sono dei simpatici esserini rossi. Rossi, con delle facce che mi piace immaginare che abbiano anche dentro il mio corpo, ma soprattutto con uno zainetto, perché non è un marsupio, non sta davanti, sta dietro, uno zainetto pieno di bolle di ossigeno. Quello che fanno è raccolgono l'ossigeno della respirazione e lo trasportano con questo zainetto, con questa sacchetta che hanno nella schiena, lo trasmettono in tutte le cellule del corpo, raccolgono sempre nella loro sacchetta le bollicine di anidride carbonica di scarto dalle cellule e la riportano nel polmone per esalare lo scarto della respirazione. Questo fa il globulo rosso. Qua l'emoglobina corrisponde allo zainetto, cioè è quella sostanza che tiene attaccato l'ossigeno o l'anidride carbonica quando serve al globulo rosso. Questo fa l'emoglobina. Ci sono diverse forme di talassemia. Quando ero piccola io si distingueva fra minor, intermedia e major. Ora, con tutte le ricerche genetiche che potete immaginare sono state fatte negli ultimi 40 anni, si tende più facilmente a distinguere tra talassemie trasfusioni dipendente e talassemie che non richiedono di trasfusioni di sangue. Il mio tipo particolare di talassemia si chiama beta talassemia major ed è considerato la più grave. Io non sono d'accordo, ma ve lo dico dopo perché. In sostanza, a seconda del grado di gravità di questa malattia, e quindi chi non è trasfusione dipendente, significa che ha, sì, produce un'emoglobina difettosa che però funziona a sufficienza da consentirgli di vivere senza aver bisogno di trasfusione di sangue. Quindi avrà un livello di emoglobina più basso delle persone sane che non hanno alcun tipo di anemia, ma comunque sufficiente per consentirgli di sopravvivere senza bisogno di trasfusione di sangue. E poi ci sono diversi gradi di bisogno di trasfusione di sangue, cioè ci sono talassemici che producono un certo livello di emoglobina, quindi comunque un minimo di produzione propria. Siccome hanno un minimo di produzione propria di emoglobina, il loro livello totale di emoglobina scende ma lentamente, quindi hanno bisogno di fare trasfusioni di sangue, ma meno rispetto a me, che invece non produco assolutamente alcuna emoglobina utile. Ora, andiamo per ordine. Com'è che il livello di emoglobina sale e scende nel corpo? Perché i nostri amici globulini muoiono, mica vivono per sempre, cioè non è un ricambio cellulare, avete presente? Il ricambio cellulare che avviene col peeling, che avviene in tutto il corpo in maniera naturale, avviene anche nel sangue. Quindi i globuli rossi hanno un'emivita, si chiama, che carini. Io trovo particolarmente interessante che tutto ciò che riguarda il sangue, quindi l'ematologia, l'emivita, Ema, io mi chiamo Ema. Io credo che questa cosa sia incredibile. Cioè il mio destino, Emanuela, ematopoietico. Che cosa ho detto? Termini a caso. A parte questa piccola considerazione intermedia, i globuli rossi muoiono. Quindi hanno una vita.
Poi lo scarto del globulo rosso, cioè il corpo morto del globulo rosso viene utilizzato per produrre nuovi globuli rossi e nuova emoglobina che viene messa in circolo e che nuovi globuli trasportano l'ossigeno e ricomincia tutto il ciclo da capo. Chiaramente se tu hai un minimo di produzione propria di emoglobina significa che hai un minimo di riciclo anche dei materiali di scarto e quindi produci magari non una quantità sufficiente ma una certa quantità di globuli rossi. Quindi il tuo livello di emoglobina scenderà lentamente. Io per esempio che non ho alcuna possibilità, il mio corpo non produce emoglobina utile in alcun modo, non c'è modo di fargli mettere insieme un globulino funzionante, quindi... Quando i globuli rossi che sono dentro il mio corpo muoiono, ho bisogno che me li diano dall'esterno. Ora, da qualche parte bisogna iniziare, cioè quando muoiono e chi me li ha dati? Me li hanno sempre dati dall'esterno. Io ho fatto la prima trasfusione di sangue che avevo un anno di vita. Un anno, è carina! Comunque, a parte le cose facete. Chiaramente, se vengo trasfusa ad intervalli regolari e il mio livello di emoglobina non scende mai oltre una certa soglia, io vivo una vita perfettamente normale. Ora, non avrò mai l'emoglobina di un atleta olimpico. Mai! Cioè, ma neanche voi avrete mai l'emoglobina di un atleta olimpico. Comunque, mediamente non ho l'emoglobina di una persona sana. Mai! Diciamo che al massimo della mia emoglobina mi avvicino al limite inferiore della normalità, diciamo così. Ora, quale sia questo limite della norma, rientriamo di nuovo nei parametri della normalità, sono stati stabiliti dei vaghi, molto precisi, ma il modo in cui sono stati stabiliti, adesso non posso entrare nello specifico del modo in cui sono stati stabiliti. Comunque, generalmente, valori di emoglobina medi normali per le persone umane. Aspettate perché non lo so. Ammazza. Vabbè, e qui mi dicono che i valori normali per l'uomo adulto variano tra i 13 e 5, i 13 e 5 e i 18. Ma chi è che c'ha 18 di emoglobina? Ma il mio cane aveva 18 di emoglobina. Impossibile, com'è possibile? Vabbè, comunque, forse gli atleti hanno 18 di emoglobina, quindi entro i 18 non è considerato doping. Questo ha senso. Quindi per l'uomo tra i 13 e i 5 e i 18. Nella donna è considerato normale un valore tra i 12 e i 16. Ecco, sappiate che io salgo quando faccio la trasfusione, il mio massimo di emoglobina è 12, 12 e 5, se sono fortunata 12 e 5. Quindi... dura niente, cioè entro 2 giorni io ho iniziato a consumare questi globuli, ho iniziato a erodere questo tesoretto di 12,5 e inizia a scendere. Infatti io faccio trasfusione di sangue ogni 2 settimane, funziona così. Più o meno ognuno ha un regime trasfusionale individuale, quindi diciamo che varia da persona a persona. Ogni persona ha mediamente nella vita un livello di emoglobina standard. I portatori sani, quindi microcitemici tipo mia madre, mio padre, avevano un livello di emoglobina mediamente sugli 11-12, perché comunque sono portatori sani, anche se loro producono emoglobina, ma hanno un livello standard un po' più basso delle persone che non sono né microcitemiche né talassemiche, completamente sane. Quindi questo livello di emoglobina, diciamo che l'organismo si abitua a viaggiare secondo il proprio livello di emoglobina. Anche quando fai delle trasfusioni di sangue, quindi anche le varie forme di talassemia, cambia da persona a persona anche la stessa forma di talassemia. Altre persone con la beta-talassemia major hanno un regime trasfusionale diverso dal mio, perché il loro corpo è abituato a viaggiare con livelli di emoglobina diversi dal miei e a consumare in maniera diversa da come consuma il mio corpo, perché il mio metabolismo è mio, individuale, personale, unico e speciale. Quindi il mio discorso sul mio consumo di emoglobina e sull'oscillazione dei miei valori vale solo per me. Però generalmente, chiaramente generalizzando, si può dire che tra gli individui che trasfondono regolarmente ci sono alcuni che hanno forme di talassemia che gli consentono di trasfondere una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, e l'intervallo può essere anche più lungo, e persone con una forma come la mia, da beta talassemia major, che hanno bisogno invece di trasfondere più spesso. Perché secondo me la mia non è la forma più grave?
Perché se tu hai un minimo di produzione propria, ti abitui a vivere a livelli un po' più bassi. Quindi ci sono persone che vengono trasfuse quando arrivano a un livello molto basso, cioè molto basso, che per me è molto basso. Quindi vengono trasfuse per esempio a 8, perché fino a quel livello lì il proprio corpo produce comunque. E io ho la sensazione, ho avuto la sensazione, penso, non lo so, che io scendendo a 8 starei male, cioè io vivrei male avendo questo lungo intervallo in cui lentamente scendo, lentamente mi affatico, lentamente, lentamente perdo forze, lentamente, lentamente animizzo. Il fatto di animizzare così velocemente mi dà la possibilità, in un mondo ideale, Manuela, di mantenere i miei livelli sempre all'interno di un certo range. Quindi io scendo a 10, trasfondo e salgo a 12. Passano 2 settimane in cui lentamente, 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 scendo di nuovo a 10, mi trasfondo, salgo di nuovo a 12. Quindi riesco a mantenere questo intervallo piuttosto, in un mondo ideale, Manuela, piuttosto regolare. E questo mi consente di avere anche una regolarità, più o meno una regolarità energetica sulla quale regolarmi. Ora, questo è strettamente collegato alla capacità del sistema sanitario di fornirmi per tempo e in misura sufficiente delle sacche di sangue che non vengono prodotte in laboratorio, ma arrivano direttamente dall'interno del corpo degli altri individui. Cioè, praticamente sono un vampiro. Cioè, da voi non voglio niente, cioè non voglio solo il vostro sangue. Va bene così, tutto a posto. Passiamo al risvolto di questa cosa, perché c'è un risvolto, cioè le terapie che faccio non sono solo le trasfusioni di sangue, ma anche una terapia ferrochelante. Infatti, rispetto alle anemie più normalmente conosciute che derivano dalla carenza di ferro, io ho un surplus di ferro. Devo combattere tutta la vita contro un accumulo di ferro. Perché? In che modo questo funziona? Perché vi ricordate che i globuli rossi muoiono? E i prodotti di scarto vengono utilizzati per fare altri globuli rossi? Ma nel mio corpo no, perché non crea nuovi globuli rossi utili. Quindi tutti i corpicini di scarto di questi globuli rossi si accumulano nel mio corpo. E secondo voi, perché i globuli rossi sono rossi? Perché sono pieni di ferro, sono pieni di ferro. Ferro, molto ferro. Quindi nel momento in cui muoiono dentro il mio corpo si ha un accumulo di corpicini di globuli rossi che sono fatti di ferro e quindi nel mio corpo si accumula il ferro. Ora, l'accumulo di ferro è un problema enorme, è il problema forse più grosso dell'essere trasfusione dipendente. Perché? Perché è ferro, cioè non so come spiegarlo, è abbastanza intuitivo, è ferro, se ti si incrosta sugli organi, si incrosta, quindi non funziona. Cioè, immaginate il cuore incatenato di ferro. Ecco, spero che l'abbiate immaginato bene, perché è quello che succede. Cioè, lì si incrosta, cioè non siamo fatti per essere fatti di ferro. No. Quindi alla trasfusione di sangue viene associata una terapia ferrochelante, cioè una sostanza, pensa, guarda qua come sono scientifica, una sostanza che ossida il ferro, attira il ferro, una molecolina qui si attacca il ferro e la porta via, viene scartata con gli scarti, a seconda del tipo di molecola, solidi o liquidi, insomma. La eliminiamo, la eliminiamo. Chiaramente bisogna trovare un equilibrio, perché più trasfusioni fai, più ferrochelante devi fare, però anche il ferrochelante ha una conseguenza negativa sull'organismo, perché sono comunque farmaci abbastanza potenti che quindi hanno un po' di effetti collaterali. Quindi devi trovare la molecola adatta che sia efficace ma che non ti dia effetti collaterali che poi fanno più danno di quello che stanno curando. Sono una situazione piuttosto complicata. Oggi, nel 2021, abbiamo diverse molecole tra cui scegliere, ma io sono cresciuta in un'epoca in cui una ce n'era e grazie a Dio e c'era, perché l'hanno inventata tipo nel 1979. Io sono nata e arrivata la molecolina. Prima, immagina il trauma di mia madre, prima morivano, ma non perché per le trasfusioni, morivano per l'accumulo di ferro giovanissimo, cardiopatie fulminanti che non gli consentivano di vivere a lungo, perché non c'era questa molecola che poteva aiutarli nel espellere il ferro. Perché la prima trasfusione di sangue,
Cioè, la trasfusione di sangue si fanno più o meno da la prima trasfusione di sangue, forse 1900. Forse il Papa è stato il primo ad avere una trasfusione di sangue qualche tempo prima. Poi è andata un po' in voga con la guerra mondiale, per cui si è iniziato a trasfondere i feriti. Insomma, c'è una storia, la trasfusione di sangue, ma anche quella è una roba nuova, cioè non è che nell'Ottocento c'erano le trasfusioni di sangue. Quindi si può dire che la mia sia una malattia nuova, solo perché prima morivano piccolissimi. Ecco, quindi secondo me è importante che si conosca l'evoluzione, cioè che ci sono talassemici adulti che riescono, per grazia della bontà della gente che dona il sangue, questa è la verità, questo bisogna dirlo, è per il funzionamento, come è fatto il funzionamento del nostro sistema sanitario, a vivere una vita normale. Io non sono la più vecchia, cioè nel centro in cui sono curata io, il più anziano ha 70 anni. È meraviglioso, no? Pensare che mia madre, chiaramente, quando sono nata io, ah, capelli dritti, questa muore subito. No, 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 per fortuna non è così. La situazione è un po' complicata, però non è che muori subito. Chiaramente ci sono anche una serie di malattie correlate perché sei anemica, quindi non è che è proprio, proprio. Io sono molto fortunata perché, per esempio, mi sono sviluppata bene in altezza, sono decisamente molto bella, ecco, cioè ho delle fortune, dei privilegi che, ecco. Che stai a dire, Manuel? Che stai a dire? Un po' di numeri, si stima che i pazienti con anemie ereditarie al 2019 erano 11.282, di cui 6.337 talassemici, cioè 6.000, cioè la metà, più della metà, perché 303, più della metà talassemici. La mia si chiama beta talassemia major, ho 41 anni, questi sono i miei capelli e io sto bene. Donate il sangue. Alla prossima. Cosa mi aspetta? In Italia sono 3 milioni e mezzo i portatori sani. Così, per dirvelo. Sarebbe piaciuto invitare un medico al podcast per essere un po' più specifica e raccontare un po' meglio non solo che cos'è la talassemia, ma anche le nuove ricerche, le nuove frontiere della ricerca. Ancora non ci sono riuscita, mai ci dovessi riuscire, troverete il link dell'episodio del podcast qua sotto, forse fra qualche anno.